Comincio, vado, tacco. Ah, non stavamo già iniziando. Siamo in macchina oggi, ragazzi, per un video fuori porta. Oggi gireremo la classifica delle 10 migliori foto secondo noi prese da Instagram. Cercheremo appunto di illustrarvele nella miglior maniera possibile, soprattutto con un panorama mozzafiato. Panorama assolutamente mozzafiato. Sopra un po' la macchina. Quando vedrete dove stiamo andando, vi diremo, noi abitiamo qua. All'aperto, e adesso Stefano dovrebbe raggiungermi, che non so dove sia finito. Eccolo che arriva, eh. L'abbiamo perso definitivamente. Vedete? Oggi abbiamo voluto così fare questo video, visto la giornata, visto il panorama, per questa classifica delle 10 migliori foto del mese di Instagram. Esatto, quindi noi abbiamo preso 5 foto. Esatto, abbiamo preso 5 foto a testa di quelle che più ci garbavano tra sia i nostri followers che quelli che noi semplicemente seguiamo, e abbiamo scelto in base ai nostri gusti. Potevano essere le più belle dal punto di vista artistico, i personaggi più interessanti, carini, insomma. L'importante è che incuriosiscano. Possono essere anche delle foto mediocri, possono essere anche delle foto bellissime, l'importante però è che catturino l'attenzione dell'osservatore. La prima foto che ho scelto, quella che vedete appunto in sovraimpressione, è il grillo parlante di Pinocchio. L'ho scelto perché ha un'aria terribilmente anziana, sembra un nonno quasi, poi con questo cappellino blu, l'ombrellino, mi è proprio piaciuto, bello bello. È stata scattata da Pop Price Guide. Bello, brava, come brava. Brava, brava, grazie. Sembra veramente anziano, no, non trovi? Ah, pensavo che mi hai chiamato nonno. No, sembra un nonnino. La prossima foto che ho scelto viene dalla pagina Toy Discovery. Vedi impegnati il nostro C3PO e BB-8 a bordo in una fuga a bordo di una Vespa. Dopo una rapina in banca. Per quanto mi riguarda è bellissima, sia per appunto la qualità dell'immagine, la Vespa rugginosa, sia perché è abbastanza ridicola. Complimenti, queste due scelte già le condivido. Questa rispetto al grillo parlante decisamente meglio. Ti piace? Sì. Questa l'ho scelta io e è stata scattata da Shakem o Shakem 78. E vede un Stormtrooper alle prese con una camminata primaverile in mezzo a un prato fiorito, ma alle cui spalle compare un velociraptor. Quindi non è proprio una camminata primaverile, è più una fuga inconsapevole. Quindi per la sua amata, la Stormtrooper, a cui voleva portare delle margherite... Il nome di un cavatappi, cos'è? A cui voleva portare delle margherite, pensava di fare una passeggiata tranquilla, ma invece tra le margherite spunta questo velociraptor. Esatto, che quindi rovinerà appunto il matrimonio e la festa. Soprattutto rovinerà lui. Ho voluto scegliere per questa foto un paesaggio estivo che raffigurasse anche, diciamo, una ragazza. E quale migliore ragazza se non una statuina dei manga giapponesi? Ma perché no, infatti? E quindi c'è questa ragazza che ha appena finita il suo turno di guerra. O il suo turno serale, dipende. È il suo turno serale. Si appoggia a non so bene che cosa, non so, a un'asta, aspettando cosa, non si sa. E questa foto è stata scattata da Vndrembi. La mia prossima fotografia è appunto la numero 5 di questa nostra top 10 e viene dalla pagina Toy Group Alliance e viene impegnato un Hulk padre con un mini Hulk. Tra l'altro terribile, perché sì, è già incazzato da piccolo. Cioè, è di un verde completamente diverso, forse è incazzato per quello che... perché probabilmente non è figlio suo. Come non è figlio suo? È di che figlio? È un altro colore. Comunque mi è piaciuta parecchio perché mi ha fatto ridere più che altro. Stavo scegliendo una delle tante appunto per questo video e ho visto questa e mi è venuto da ridere. Per la numero 6 ho scelto la foto di Shark Monday Eve. E questo è un diorama. È un diorama in cui compare. Non è una bestemmia, per chi non lo sapesse. Diorama! E praticamente questa è una foto in cui compaiono questi due personaggi che abbiamo provato a cercare ma non abbiamo capito di chi si tratta. Non si capisce anche, poi sono un po' in ombra, quindi... E mi piacciono molto queste foto che hanno, anche se sono comunque foto statiche, danno un'idea di movimento, perché sembra che questi due personaggi stiano per entrare in questa abitazione, in questo luogo. Ci sono dei simboli della radioattività, quindi forse non è un'abitazione. Andiamo avanti. Prossima foto che ho scelto viene dalla pagina di Toys Are My Drug
e vedi impegnati due Stitch che si ammazzano di cioccolato. Molto belle le figure. Bella, di bella, bella, l'ho scelta ed è abbastanza evidente perché... Com'è che si chiama l'autore? Toys Are My Drug. Mi ha fatto ridere anche questo, perché vedere questi due con queste facce che rubano vetri di cioccolato e cercano di ingoiarli il più velocemente possibile, mi è piaciuta. Quindi tanti, tanti complimenti. Complimentoni, complimentoni anche per questa foto. Andiamo avanti con la foto di Reverend One. Sai cosa dice Reverend One quando arriva a casa? È un reverendo? Sì. Ah, cosa dice? No. Diorama! Questa è la foto di Reverend One che rappresenta il Funko Pop di Arancia Meccanica ed è stato il primo Funko Pop che è stato prodotto, penso, in una serie limitata di 12 pezzi. Veramente? Varrà tantissimo. Vale uno sproposito e in questa foto potete vedere anche il prototype, quindi che è quello bianco. La versione bianca. Pensa che qua ce ne sono un latticino. Ce ne sono raffigurati ben tre. Complimenti quindi a Reverend One e lo salutiamo. E lo salutiamo. Il prossimo che ho scelto viene dalla pagina Funkomania ed è un Freddy Funko in versione questa volta Deadpool, quindi è colorato di rosso con una spada e un mitra in mano, quindi è una versione custom. Ok, non lo sappiamo in realtà. Probabilmente custom, probabilmente no. In ogni caso mi è piaciuta la fotografia perché questo personaggio ormai viene usato sia in versione customizzata da qualcuno che in una versione, chiamiamola, originale, con più varianti. C'è anche la versione Superman, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bella, bella, sembra un bambino carino, ma in realtà è uno spizzato assassino. Io invece ho scelto questa foto bellissima, non so come abbia fatto a farla, qua Photoshop a manetta proprio. Ricky Farea si ha fatto questa foto in cui compare Woody di Toy Story, qua che sta facendo queste acrobazie il nostro Woody, e primo foto... di cappellino, non ha cappellino, l'ha perso nel salto, l'ha perso e l'ha più ritrovato. Se volete andare a vedere il suo profilo ve lo consiglio perché fa delle foto veramente molto, è veramente bravo, originali. Andiamo avanti con la... basta. Se volete che le vostre foto compaiano nella classifica top 10 di giugno, dovete prossima. Taggarci con i vostri profili Instagram. Taggate il profilo 2STime e noi cercheremo di accontentarvi. Quindi ragazzi, questo era tutto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao!